Svuota la spesa, edizione Fruttaroli. Allora, che di frutta qua non c'è niente. Allora, ho mandato a prendere la spesa, ho ordinato la spesa, ho mandato a prendere. E tutto questo ambaradan mi è venuto a costare 15 euro. Allora, andiamo a vedere come stiamo combinati e la mettiamo a posto. Qui c'è un mazzone di prezzemolo enorme che ora dividerò in tre. Le darò un mazzetto a mio padre, un mazzetto a mia madre e un mazzetto me lo tengo io. Poi, due buste che ora vado ad aprire, che stanno suriando di basilico per fare il pesto. Ora dobbiamo ordinarlo comunque dal signore che coltiva il pesto qua nelle campagne del mio paese, che mi dà una cassetta intera di pesto, di basilico tipo 10 euro, 8 euro. Un'altra bustarella. Poi ho preso due melanzane, che queste sarebbero quelle per fare la parmigiana, però io vorrei fare con una parmigiana in padella, shue shue, che non viene fritta, per carità. Oppure una me la faccio grigliata, perché io l'adoro questa grigliata, mi piace tantissimo. Mi piace anche la violetta, però questa nera mi piace tanto anche. E allora, volevo fare una così e l'altra per metterla nel couscous la prossima settimana, cioè tra 2 o 3 giorni. Poi, cosa ho preso? Mezzo chilo di fagiolino, perché praticamente non avevano i broccoli e quindi non c'entra un cazzo, perché i broccoli erano per la pasta comunque. Mi ha detto che aveva i fagiolini freschi freschi, ho detto vabbè, li prendo mezzo chilo e faccio l'insalata di patate, solo che non ho ordinato le patate perché pensavo mi portasse la spesa la mia amica. E qua, come sapete, c'è una rampa enorme di scalo. Ho detto no, ci faccio caricare pure il sacco delle patate. Tanto le patate non sono urgenti, le posso comprare io più tardi. Noi gliel'ho fatta portare, quindi dovrò andarle a comprare. Poi ho preso tre peperoni rossi perché a me verdi non piacciono. Mi piacciono rossi, gialli, ma gialli non li trovo mai. Ho preso questi qua perché quelli, quell'altro tipo, quelli che sono da fare ripieni, quelli sono più dolci e costano però di più. Questi qua vanno bene, questi sarebbero da fare grigliati, però io li taglio a striscioline e li metto nel couscous. Poi ho preso un pacco di carote e 4 zucchine, perché ho già fatto tutte le zucchine che avevo, 4 di belle grandi così erano. Avevo 4 zucchine, le ho fatte tutte grigliate e quindi le dovevo rimpiazzare. Le sapevo che stai cominciando a giocare. E poi ho preso un mazzo, che questo comunque la devo andare a mettere immediatamente a bagno perché è più morta di me, di lattuga cicoria, quindi questa ora la metto a bagno. E basta, ragazzi, questo è quello che ho preso. Ragazzi, è un problema. È un problemone davvero. 15 euro tutta sta roba. Prima 10 euro ci volevano per prendere questa cosa. Non ho preso i pomodori che ce li ho e in più costano, mentre io mi sistemo quella lattuga mentre parlo, costano un fottio. Cioè, se c'è qualcuno che mi possa... Aspettate, io devo vedere dov'è lì che sta facendo. Se c'è qualcuno che mi possa illuminare sul perché io vivo in Sicilia e i pomodori vengono da qua dietro, cioè da mezz'ora di macchina ci sono i campi di pomodoro, io vorrei capire perché io devo pagare i pomodori anche 3,99 euro al chilo. Qualcuno me lo sa spiegare? Ma non è solo un fruttarolo. Su tutti i fruttaroli che li vendono a questo prezzo, perché dice che comunque al mercato li trovano carissimi e quindi giustamente si devono adeguare al prezzo. Mentre pulisco sta lattughina, mentre parlo. Comunque, cioè, veramente assurdo. Se io li pago 3,99 euro al chilo, chi abita al nord e quindi giustamente traghetti, oppure camion e cose, cioè non lo so come arrivano al nord, presumo con i camion, almeno l'uva dove lavora Sebi arriva al nord col camion. Cioè, come... Ma dove l'ho messo il coltello? Avevo preso un coltello io, dove l'ho messo? Qua. Cioè,
Cioè, come si fa? Boh. Aspettatemi, inquadro un po' meglio. Ora ho acceso la macchinetta perché voglio farmi un caffè e poi vado a portare Ellie a letto. Però voglio mettere sta lattuga a bagno perché già ha preso una botta di caldo e quindi non va bene. Così io con questa lattughina la farò bollita, la lavo ben bene, questa va sciacquata non so quante volte perché ragazzi è piena di terra. Boh, non lo so ragazzi, io sono senza parole. Ogni volta è assurdo, cioè ragazzi la carne, la verdura, il latte, io rimango scioccata dai prezzi della frutta e verdura e il latte, io sono, boh. Ah, mamma mia, comunque fatemi sapere voi nelle vostre zone che prezzi ci sono, come siete messi pure voi a prezzi per queste cose che comunque sono basilari. Cioè dobbiamo finire che la spesa costa veramente, infatti è bene o male in Italia le cose vengono coltivate comunque un po' ovunque e anche se li devi importare tra virgolette da un'altra regione, è un'altra regione, non è un'altra nazione, Elisabetta sicuramente sta facendo danno e quindi non capisco. Complimenti. Comunque io stacco perché mi ha buttato tutto il portagioie sotto e sopra. Mi poso ste cose, mi faccio un caffè e me ne vado a dormire e lei ci sta tornando. Quindi io vi saluto, questo video è super breve, però era per farvi vedere perché ogni tanto mi chiedete. Quindi giù facciamo il paragone con i prezzi vostri, ovviamente mettete anche dove abitate. Bye girls, io ovviamente lo sapete, Sicilia orientale.